condividi su... Ok. Era com'era, però com'era? Ok, chiudi questa schermata internet, chiudila. Chiudo qua, avrebbe quasi fatto qua. We need the name of the non sento più, però scusate. Vai, non sento io, dimmi. Sì. Bisogna silenziarli. Ok, poi ci provo, se la sì. No. Sì. Grazie. Grazie, bravo. Mi sa Anna è meglio. Ci sento bene. Ci rimane Anna, ci rimane Anna. No, passavi con telefono, wifi, devo poter costantemente comunicare. Anna, che sei brava col computer. Quindi Mara sul centro, Ganga Prabhu da una parte e console dall'altra, va sì, bene? Sì, perfetto. Ok, va bene. Dai, Hare Krishna. Hare Krishna, grazie Prabhu. A tra poco, Hare Krishna. Scusate, grazie. Hare Krishna. Scusate. Posso. La canti tu, la canta... Il Burbugio. Il testo chi lo sa mettere il Burbugio? Sta provando a mettere una presentazione della sua chiave. Anna, ti ricordi quei testi? Sì, I can find that. It's actually the first one. The first prima è uscita la chiavetta, those are files, but it's not in a file. Where is at the end? That's weird. It's not picking up the files at all. Grazie. Yeah.
Allora, proprio vieni che suoni, dobbiamo iniziare. Eh sì, dobbiamo iniziare. Allora, musica. Ok. Shiguru Banda, la dotazione di Shiguru, del primo Bhakti Chandrika. Soltanto il nostro maestro spirituale, la dimora del puro servizio devozionale. Io mi inchino con piedi loro, con grande cura e attenzione, mia caramente, per la grazia del mio maestro spirituale, che noi possiamo superare questa esistenza materiale e ottenere la misericordia di Cristo. Fa che gli insegnamenti provenienti dalla bocca di loro del maestro spirituale diventino tutt'uno col tuo cuore, non desiderare altro. L'attaccamento ai piedi loro del maestro spirituale è il modo migliore per avanzare spiritualmente, e per la sua misericordia tutti i desideri di perfezione sono soddisfatti. Colui che mi ha dato il dono della visione trascendentale è il mio Signore, vita dopo vita. Per la sua misericordia la conoscenza divina si rivela nel cuore, da lui si ottiene la prima Bhakti e da lui l'ignoranza è distrutta. Le scritture vediche celebrano le sue qualità. O maestro spirituale, oceano di misericordia, amico delle anime cadute, tu sei il Signore e la vita stessa di tutti di questo mondo. O maestro, sii misericordioso e ponimi all'ombra dei tuoi piedi loto. Possano le tue glorie diffondersi nei tre mondi. Noi cerchiamo rifugio ai tuoi piedi loto. Srila Prabhupada, Mana Patita Pavana, Jai. Shiguru Sharana Padma Kevala Bhakti Padma Shiguru Sharana Padma Kevala Bhakti Padma Shiguru Sharana Padma Kevala Bhakti Padma Oh,
sono simili ai petali di loto appena sbocciato. Egli suona il flauto in modo meraviglioso e una piuma di pavone orna il suo capo. Il suo corpo, raggiante di bellezza, ha il colore di una nuvola carica di pioggia. La sua incomparabile bellezza affascina milioni di pupilli. Adoro Govinda, il signore primordiale, la cui forma sublime e tutta di felicità e verità emana uno splendore perfetto. Ciascun organo del suo corpo trascendentale possiede la facoltà di adempiere perfettamente alle funzioni di tutte le altre membra. Da sempre e per sempre veglia sugli infiniti universi, materiali e spirituali, creandoli e proteggendo la loro esistenza. Knowledge. Knowledge, and that was it. No chance. This one. Na 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 na
Topic was questions and answers, so I think something about knowledge. Yeah? Allora, il progetto che stiamo parlando di questa sera è della conoscenza. Mm. And I had some presentation on that about passing down knowledge and how important it is to ask questions and get answers. E volevo dire appunto quanto è importante trasmettere questa conoscenza chiedendo, avendo delle domande da fare. We know that in Bhagavad Gita Arjuna asks questions and Krishna gives answers. Sappiamo che nella Bhagavad Gita Arjuna chiede tante cose al Signore Krishna. In Srimad Bhagavatam, Parikshit asks a question, what should I do when I die? And Sukadeva gives answer. Nello Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami chiede, Parikshit Maharaj chiede a Sukadeva Goswami, prima di morire che devo fare? And within that question, then there's other questions and answers. Narada asks Brahma, and Brahma gives some reply. E da quelle questioni ci sono altre questioni, per cui poi Brahma chiede altre cose. So that repeatedly there's questions and answers going on. Così in tutti i Veda possiamo vedere che ci sono sempre domande e risposte. And all of this is
transfer of knowledge. E tutta questa è una trasmissione di conoscenza. Now, of course, we know knowledge also has some negative connotations. Sappiamo anche che queste conoscenze possono avere delle connotazioni negative. We think of an old library with a lot of dusty books. A volte ci immaginiamo una grande libreria con tutti i libri pieni di polvere. Or an old professor sitting in his office all alone studying something. O un vecchio professore che sta lì da solo a studiare tutti questi libri. So when we speak about knowledge in terms of Vedas, it is, yes, knowledge that you have to absorb with your intelligence, but it also requires some realization. Comunque, in ogni caso, quando noi parliamo di questa conoscenza vedica, dobbiamo capire che a parte l'apprensione ci sono anche delle realizzazioni. In any case, whether it's material or spiritual knowledge, there's always room for expansion. In ogni caso, che sia materiale o spirituale, c'è sempre occasione di espandere questa conoscenza. For instance, we can take one verse of Bhagavatam and then we can start expanding it. Per esempio, possiamo prendere un verso dello Srimad Bhagavatam e poi cominciamo a spiegarlo in molte maniere. For instance, the first verse of Bhagavatam is taken by Acharyas and they write a 50-page Sanskrit commentary on that. Per esempio, il primo verso dello Srimad Bhagavatam tutti i nostri Acharya hanno preso e hanno cominciato a scrivere il commentario di 50 pagine, solo su un verso. In any case, even in the material world, we're looking for expansion of knowledge. In ogni caso, anche a livello materiale, possiamo sempre espandere la nostra conoscenza. And, of course, in terms of material knowledge, we think of ancient knowledge as limited. Ma quando pensiamo in questa conoscenza materiale, o pensiamo alla conoscenza antica, possiamo pensare che... Limited. Possiamo pensare che è limitata. For instance, how did people travel? Per esempio, come le persone antiche viaggiavano? They walked. Camminavano. They walked 50,000 years ago, they walked 20,000 years ago, they walked 10,000 years ago, they walked 5,000 years ago, they walked 1,000 years ago, they walked everywhere. Camminavano 100.000 anni fa, 50.000 anni fa, 20.000 anni fa, 10.000 anni fa, 5.000 anni fa, 1.000 anni fa, camminavano. They had a little help with a horse. Poi avevano un piccolo aiuto dai cavalli. And in Bhagavatam we have chariots also. Ma Bhagavatam c'è scritto che c'erano i carri con i calessi. But why did they do that? Okay, we say they had limited knowledge. Perché facevano questo? Noi diciamo perché avevano una conoscenza limitata. In terms of transport, this continued for, you know, 20,000, 50,000 years, same mode of transport. Per gli ultimi 50.000 anni il modo di trasporto questo è stato sempre lo stesso. Then they had a Renaissance scientific revolution. Poi nel Rinascimento avevano avuto un sistema di rivoluzione nuovo. And then they started making all sorts of machines. Così hanno cominciato a fare diversi tipi di macchine. So they made trains. Così hanno fatto i treni. Then they made automobiles. Hanno fatto le macchine. And suddenly, within maybe 200 years, they started inventing all sorts of things for travel. E negli ultimi 200 anni hanno inventato tante cose per viaggiare. Whereas for the previous 20,000 years, it's nothing. Perché nei precedenti 20.000 anni non c'era niente. So it's a great advance of knowledge. Così possiamo vedere che c'è stato un grandissimo avanzamento di conoscenza. So with these machines, then they could travel faster. Così vediamo che con queste macchine potevano viaggiare velocemente. We see what says the road and it goes all the way and to walk all the way from one place down to Rome or somewhere like this. It takes you 2 weeks to do it or something, and then you have a car, we can do it in a few hours. Possiamo vedere le strade antiche romane che andavano da qua fino a Londra e ci vogliono un sacco di mesi a viaggiare, mentre adesso possiamo andare con la macchina e ci mettiamo poche ore. And then we went further, that is, started airplanes going in the sky. Poi vediamo che invece sono avanzati così tanti che hanno fatto gli aerei e viaggiamo tramite il cielo. And you can go even faster.
E possiamo andare ancora più veloci. And you can cover areas that you cannot even walk on. E possiamo passare sopra delle parti del mondo dove non possiamo neanche camminare. And of course now we can say that air travel is the main ways of international travel. Naturalmente adesso possiamo capire che il modo principale per viaggiare sono gli aerei. So that continued also, 20th century went on like that, middle of the 20th century, then they did something else. In mezzo al ventesimo secolo hanno fatto qualcosa di diverso. Instead of going from one place on the earth to the other, they tried to go beyond the earth. Viaggiavano da una parte all'altra del mondo e cercavano di andare dall'altra parte. So America and Russia started shooting rocket ships up to try to get to the moon. Così l'America e i russi cominciarono a tirare dei razzi nel cielo e scoprire altri. And Srila Prabhupada wrote one book, Easy Journey to Other Planets. Srila Prabhupada scrisse un libro, Viaggi facili in altri pianeti. Of course, by our material means we can try to go, and go so far, but there's other means of going, mentioned in the Vedas. Naturalmente questo è quello che noi crediamo, che possiamo andare da un pianeta all'altro, ma nei Veda c'è descritto altre maniere per viaggiare. Anyway, with this accumulated knowledge, mankind is able to go further and further distances at greater speed. In ogni caso, vediamo che gli esseri umani hanno avanzato così tanto per poter viaggiare in altre parti del mondo molto velocemente. We go different places on Earth and we go beyond the Earth. Possono andare in questa terra, in questo pianeta, e cercano di andare in altri pianeti. So we try to go to the Moon, try to go to Mars, try to go to Saturn, try to go to Jupiter, try to go beyond the solar system. Possono cercare di andare sulla Luna, su Jupiter, su Marte, diversi pianeti e al di là di questi pianeti. However, there is a limitation. In ogni caso ci sono dei limiti. We can't go there yet. Non possiamo ancora raggiungere. Our knowledge is limited. La nostra conoscenza è limitata. We don't know how to go too far because we need so much fuel to get there. Non sappiamo come arrivarci perché abbiamo bisogno di tanta benzina per arrivare lì. So all we can do is imagine. Così possiamo solo immaginarci. Still we want to go. Ancora però vogliamo andare. So we have a whole type of fiction, science fiction. Così abbiamo tanti come si dice, libri di scienza o di fantascienza. And in science fiction, then you can go very fast. You can go through black holes, you can go beyond time and space and whatever, and go across the universe. Tramite la fantascienza possiamo immaginare di andare tramite questi buchi neri, diverse dimensioni, diverse storie. So this is, we can say, a indication that the human being wants to keep expanding his knowledge. Così possiamo vedere che questa è una motivazione per vedere gli esseri umani che vogliono acquistare conoscenze più profonde. If we look in the Vedas also, they like to travel, not just by foot. Se vediamo nei Veda anche loro viaggiavano non solamente tramite il cammino. In the Bhagavata, Mahabharata, Ramayana, we find mention of Vimanas. Nel Mahabharata, nel Ramayana e altre scritture vediamo che c'era scritto dei Vimana, which are flying machines. Che sono degli aerei. Some of these flying machines are very sophisticated. Alcune di queste macchine volanti sono molto sofisticate. They are bigger than a city. Sono più grandi delle città. And they can travel quicker than you can, a few seconds they can be across the whole sky. In pochi secondi possono viaggiare grandissime distanze. And they can appear and disappear. Possono apparire e scomparire. If you read the story of Salva and his big flying machine, this is exactly what it was. Se leggiamo la storia di Salva e della sua grande macchina volante che appariva e scompariva, è un qualcosa di veramente straordinario. Of course, we also see people in the modern world, like people in the Navy or the Army or the Air Force. Sometimes they see these big machines flying around the sky. Naturalmente vediamo adesso che è stato rivelato che anche coloro che sono piloti che viaggiano sugli aerei da combattimento nelle navi vedono questi oggetti che volano. We call them UFOs. Noi chiamiamo un UFO. UAP is the new title. UAP che vuol dire unidentified.
yeah, not flying, UAP. They gave it a new name for some reason. Yeah, no, nome nuovo, UAP. Yeah, yeah. So even in America, in Congress, there's a whole committee there to investigate: are these things real or not? No, così nel Congresso in America stanno chiedendosi: ma questi sono veri o no? Sono finti. According to Bhagavatam, yes. Ricordandoci col Bhagavatam, dicono sì, è vero, sono veri. It's not even spiritual, it's material. Some demon is building this huge machine. Non sono spirituali, sono materiali, e qualche demone costruisce queste macchine. Of course, modern scientists like Stephen Hopkins, his name or whatever, they understand that the universe is so big with billions of galaxies, billions of solar systems, there must be a life so many places in the universe. Ormai anche gli scienziati stanno capendo che con tanti universi, milioni di stelle, milioni di pianeti, ci deve essere qualcosa, un'altra vita da altre parti del pianeta, di altri pianeti. And some of those life forms may be thousands or tens of thousands or hundreds of thousands of years more advanced than us. Why not? E naturalmente loro speculano che alcune di queste civiltà possono essere anche 10.000, 100.000, milioni di anni più avanzate di noi. So we cannot conceive of what type of machines they must have. Per cui non possiamo percepire o concepire che tipo di macchine loro e conoscenze che loro hanno. Remarkably, in India we have the temple. In ogni caso, in India vediamo questi templi che sono costruiti come dei razzi. And the top of the temple is also called Vimana. E praticamente sopra le cupole del tempio sono chiamate Vimana. So the temple is also a flying machine. Così il tempio è anche chiamato macchina volante. Of course, this flying machine is a little different. Naturalmente queste macchine volanti sono un po' diverse. This is bringing the supreme lord from the spiritual world into the material world. Questo è per portare dal mondo spirituale al mondo materiale il Signore Supremo. So in other words, if we want to go to the spiritual world, we have to get a spiritual vehicle. In altre parole, se vogliamo entrare nel mondo spirituale, abbiamo bisogno delle macchine spirituali. However, we shouldn't think that with material knowledge, even if for 1,000 years or 2,000 years or 5,000 years in advance, we can use that machine and get to the spiritual world. We cannot. In ogni caso, possiamo capire che non è che costruendo delle macchine materiali possiamo raggiungere i piani spirituali. It's a different type of knowledge. È una conoscenza diversa. So, in the Vedas they talk about three types of knowledge. Nei Veda parlano di tre tipi di conoscenza. One is called pratyaksha. Uno è chiamato pratyaksha. So this is the normal type of knowledge we get. Questa è la normale conoscenza che riceviamo tramite i nostri sensi. Second type of knowledge is called anuman. La seconda tipo di conoscenza è chiamata hanuman. Anuman. Not Hanuman. 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 Which means inference or logic. Che significa inferenza o logica. This is something that the human being is expert at. Qualcosa che gli esseri umani sono esperti. We see that chimpanzees, they have a little bit of logic, and maybe dogs have a little logic like this, but very simple. Vediamo che gli animali, anche come i scimpanzé o i cani, hanno un po' di logica, riescono a capire qualcosa. So we have, you know, clever cats or clever dogs. Così abbiamo dei cani intelligenti, abbiamo dei gatti intelligenti. Yeah. But the human being with this logical ability has accrued so much types of knowledge, scientific knowledge, mathematical knowledge, so etc. etc. Ma vediamo che gli esseri umani possono acquisire una conoscenza maggiore tramite la matematica, tramite la logica, in tante maniere. But it's all based upon our senses. Però è tutto basato accordandoci con i nostri sensi. And scripture says our senses are limited. E le scritture dicono che i nostri sensi sono limitati. They can only see so far. Possono solo vedere così lontano. They make mistakes. Facciamo sbagli. And even if we have the truth, we can distort it with our mind and come up with a different type of knowledge. E anche se vediamo la verità o conosciamo la verità, possiamo distorcerla con la nostra mente. In this way, material knowledge will always be limited.
Per questo la conoscenza materiale sarà sempre limitata. So, there's a third type of knowledge mentioned in the Vedas. C'è un terzo tipo di conoscenza menzionata nei Veda. That is called shabda. È chiamata shabda. Literally it means word or sound. Letteralmente significa parole o suono. But it doesn't mean any sound like that. Ma non significa un suono normale. Shabda means getting knowledge from authority. Sabda significa ricevere conoscenza da un'autorità. So it often means Vedas. Naturalmente questo a volte significa Veda. In other words, the knowledge that we get from the Vedas is distinct from the knowledge you get from looking and using your logic. E naturalmente questa conoscenza che apprendiamo dai Veda è diversa dalla conoscenza che possiamo apprendere tramite i nostri sensi. With your material knowledge, you can go somewhere in the universe. Con la conoscenza materiale possiamo andare solo dentro questo universo. With the knowledge of scripture, you can get beyond the material universe. Con la conoscenza delle scritture possiamo andare al di là del get to the spiritual world. Possiamo andare nei mondi spirituali. And there you can have a direct perception of the Supreme Lord. E lì possiamo avere una percezione diretta del Signore Supremo. So, of course, various religions have various scriptures. Naturalmente diverse religioni hanno diverse scritture. If we go to India, the scripture is Veda. Se andiamo in India, scopriamo che lì ci sono i Veda. This knowledge is considered to be eternal. Questa conoscenza è praticamente eterna. And perfect. E perfetta. And its main subject is spiritual knowledge. E la cosa particolare di questa conoscenza è che è spirituale. Now we have, of course, Vedas, Rig Veda, Yajurveda, Sam Veda, Atharva Veda. Naturalmente abbiamo Rig Veda, Atharva Veda, Yajurveda, Sama Veda. Yeah. It's quite vast. È molto molto vasta questa conoscenza. And also difficult to understand. È anche difficile da concepire. So, the sages wrote other works. Così i grandi saggi decisero di scrivere altre scritture. In these works there's more stories, so it's interesting for people. In queste scritture ci sono più storie, per cui è più attraente per le persone. So one famous work is Ramayana, all about Ramchandra. Per esempio, una di queste scritture è Ramayana, dove c'è la storia del signor Ramachandra. Another one is Mahabharata. Un'altra è chiamata Mahabharata. All about Krishna. Tutto intorno a Krishna. In the Mahabharata we have Bhagavad Gita. Nel Mahabharata abbiamo anche la Bhagavad Gita. Vyasadeva, who recorded the Vedas, also wrote Puranas. Vyasadeva, che registrò le scritture antiche, scrisse anche i Purana. He wrote 18 Puranas. Scrisse 18 Purana. Some for people in Tamagun. Alcuni di questi sei per coloro che sono in ignoranza. Some for people in Rajagun. Sei per coloro che sono in passione. Yeah. And some for people in Sattvagun. E sei per coloro che sono in virtù. Yeah. So, in summary, we got a lot of scriptures. In altre parole, abbiamo tantissime scritture. Abbiamo tantissime scritture. We got too many scriptures. Abbiamo troppe scritture. And it will take lifetimes to try to get the meaning of all of them. Ci vuole forse una vita intera per riuscire a comprenderle tutte. So, Vedavyas finally compressed the essence of all that knowledge into one work. In finale Vyasadeva comprime tutte queste scritture in una scrittura. That's called Srimad Bhagavatam. Che è chiamato lo Srimad Bhagavatam. And that is mentioned in the Bhagavatam itself. E questo c'è scritto nello Srimad Bhagavatam in se stesso. So, at the beginning of Bhagavatam, it is described, Bhagavatam is described as the highest fruit on the tree of the Vedas. Nello Srimad Bhagavatam c'è scritto che questo Srimad Bhagavatam è il frutto più alto dei Veda. That means it gives the supreme result. Questo vuol dire che dà il risultato supremo. So when we think of fruit,
what would be the best fruit? Quando pensiamo ai frutti, qual è voi che pensate? Qual è il meglio frutto? Mm-hmm. Mango. Sweetest fruit. Sweetest fruit. È vero. Il dolcissimo mango. Mm. The sweetest fruit with no seeds and no skin and no fibers. Un frutto che è dolcissimo, non c'ha fibra e non c'ha osso. Something that you don't have to chew, you can drink it. Qualcosa che non c'è bisogno neanche di masticarlo, ma possiamo. So Bhagavatam is said to be that work which gives the sweetest juice. Così lo Srimad Bhagavatam è descritto che questo è quel frutto supremo. Of course, the ultimate reason is because it reveals Krishna, who is the sweetest. Naturalmente, in ultima analisi, è perché rivela Krishna, che è la persona più dolce di tutti. So that's the highest spiritual knowledge. Questa è la più grande e alta conoscenza. However, we'll find in the Bhagavatam it also presents very interesting conceptions for us. Però possiamo vedere che nello Srimad Bhagavatam ci sono anche diversi concetti. Generally, we think religions are a little narrow-minded and fanatical. A volte pensiamo che le religioni sono un po' ristrette e fanatiche. Yeah, this is the God, you have to worship him. If you don't worship him, you go to hell. Questo Dio, se non adori lui, vai all'inferno. Bhagavatam is a little more liberal. Lo Srimad Bhagavatam è molto più liberale. Yeah, we have say multi-perception of God. Così abbiamo una percezione di Dio multivariata, come si dice. You can perceive God in various ways. Possiamo percepire il Signore in molte diverse maniere. Just as you have a glass of milk and you perceive it. Come se abbiamo un bicchiere di latte e possiamo percepirlo. If you perceive it with your eye, you will see something white. Se lo vediamo solo con i nostri occhi, possiamo vedere un bicchiere con del liquido bianco. Certainly, that's true. Certo, questo è vero. But there's so many white things. There's white plastic, there's white paint. Chalk, there's white paint, so many white things are there. Però ci sono tante cose che possono assomigliare al latte, come la pittura, la plastica, qualsiasi altra cosa che può sembrare il latte, ma non lo è. If you get your finger and you touch it, it's liquid, you'll say. Se mettiamo il dito dentro al bicchiere possiamo vedere, è liquido, è so, qualcosa di liquido. A white liquid. È bianco, è liquido. True. È vero. But other things are white liquid also. Però tante cose sono bianche e liquide. We have a glass of white paint, we have a white glass of chalk mixed up with milk, so many different types of tante cose, possiamo avere un bicchiere di vernice, un bicchiere di gesso. Now, if you taste it, then it's, milk is sweet and it's nourishing. Così invece se lo assaggiamo, allora possiamo capire, il latte ha un sapore molto buono e ci dà nutrimento. So, with different senses, we get some correct knowledge of one substance. Così, tramite i nostri sensi, possiamo percepire questo che è il latte in diverse maniere. But none of these senses in themselves gives complete knowledge. Però nessuno dei sensi da solo può dare una conoscenza perfetta. The mind takes all of these bits of knowledge and puts it together and gives complete knowledge of milk. La mente prende l'informazione tramite tutti i sensi e ha una conoscenza più perfetta. Mm. So, our means of getting knowledge will define how we see God. Così possiamo capire che la nostra percezione di come riceviamo questa conoscenza può farci comprendere Dio. So in Bhagavad Gita we got the process of karma yoga. Nella Bhagavad Gita c'è descritto il processo di karma yoga. With that you cannot directly perceive God. Con questo sistema non puoi direttamente percepire il Signore. But you can perceive the subtlest aspect of the material world, that is sattva-guna. Ma possiamo percepire l'aspetto più sottile del mondo materiale che è chiamato sattva-guna o virtù. If you practice jnana yoga, you can realize Brahman. Se pratichiamo il Jnana Yoga, allora possiamo percepire il Brahman. So, Brahman
is one aspect of God, but no form, no qualities or activities. Brahman è vero, è una percezione del Signore, ma non ha forma, non ha qualità e attività. Yeah. If we do bhakti yoga, we perceive Bhagavan. Se facciamo il bhakti yoga, allora possiamo percepire la forma del Signore chiamata Bhagavan. So this is Supreme Lord with form, qualities, activities. Così, questa è la forma del Signore con qualità, con attività e attività. So according to our method, we will have different perceptions of God. Così diversi metodi ci danno diverse percezioni del Signore. So Bhagavatam says they're all true. Brahman, Paramatma, Bhagavan. All true, all part of God, one God only. Così lo Srimad Bhagavatam spiega che tutte queste realizzazioni sono verità. Brahman, Paramatma, Bhagavan. But he's perceived in various ways. Però è percepito in maniere diverse. So none of them are incorrect. Nessuna di loro sono scorrette. All perception of God. Sono tutte percezioni del Signore, Dio. At the same time, when we have perception of Bhagavan, we can say that is complete knowledge. Allo stesso tempo, quando noi abbiamo la percezione del Signore come Bhagavan, questa è una conoscenza più elevata. Just as when we take the mind, it takes all the knowledge of milk and puts it together and gives us complete knowledge of milk. Come per esempio abbiamo fatto l'esempio del latte, quando la nostra mente prende tutte le informazioni dai nostri sensi, può percepire che questo è il latte. If we examine all the different religions of the world, we'll find that there's somewhere on the scale between complete impersonal to somewhat personal. Possiamo analizzare diverse religioni del mondo, possiamo vedere che vanno dall'impersonale fino a un qualcosa di personale. There's always a controversy in the Christian church. C'è sempre una controversia nella religione cristiana. And ultimately they say God has no form. E in ultima analisi loro dicono Dio non ha forma. So therefore we should not have any images of God. Per questo non dobbiamo adorare nessuna forma di Dio. Same with Islam. No form. Stessa cosa con l'Islam. But God has some activities at least. Però almeno Dio ha delle attività, almeno. Yeah? And some general qualities like greatness, omniscience. E delle qualità generali come essere grande, essere potente. Mm. So, the unique feature of Srimad Bhagavatam is, it says, the highest form is this form with qualities, activities, etc. And he's very sweet. Mentre nello Srimad Bhagavatam c'è descritto che la forma del Signore ha attività, qualità e la persona più dolce di tutti. Mm. In Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya says, scripture speaks of only three things. Nel Chaitanya Charitamrita, il Signor Chaitanya dice, nelle scritture ci sono solamente tre cose. Uh-huh. One is some foundational knowledge. Una è chiamata la conoscenza di fondazione. Another is a process. Un'altra è chiamata il processo. And third is a goal. E l'ultima è chiamata il fine ultimo. Mm. This is called Sambandha, Abhideya and Prayojana. Queste sono chiamate Sambandha, Abhideya e Prayojana. And scripture should give this knowledge. Così questa conoscenza viene data dalle scritture. We have to define the ultimate goal, ultimate form of the Lord. Dobbiamo definire qual è l'ultimo fine e qual è la forma del Signore. We have to have a process for getting there. E dobbiamo avere un processo per arrivare a questo. Right, now we have no realization of God. How are we going to realize Him? We need a method. Se non abbiamo nessuna realizzazione, come possiamo arrivare a conoscere questa persona? But to understand the goal and even the method, we need some basic knowledge. Ma per arrivare a capire il fine, a capire il processo, abbiamo bisogno di conoscenza. Mm. So, scripture provides all three things. Così le scritture ci danno tutte queste tre cose. And this is all there so we can achieve that goal, final goal. E questo è tutto ben definito per cui possiamo raggiungere il fine ultimo. So, as I said, scriptures give us this knowledge. Così come dicevo, le scritture ci danno questa conoscenza. But in
the Vedas, there are different scriptures and they give different types of knowledge. Ma nei Veda ci sono diverse scritture che danno diverse conoscenze. So we have the Karma Yoga scriptures, they'll give you knowledge of material world up to Svargaloka or Brahman. Così abbiamo il processo di Karma Yoga dove ci daranno conoscenze materiali fino ad arrivare ai pianeti superiori. We have the Yoga scriptures and the Jnana scriptures, they will give you knowledge of impersonal Brahman. Abbiamo le scritture dello yoga e della conoscenza Jnana che ci danno la percezione del Signore a livello impersonale. Then we have the Bhakti scriptures, they'll give you knowledge of Bhagavan. Mentre abbiamo le scritture della Bhakti dove ci danno in ultima realizzazione la forma del Signore Supremo. And we have Srimad Bhagavatam, which will give knowledge of Krishna. Poi abbiamo lo Srimad Bhagavatam che ci dà conoscenza di questa persona suprema, and, Krishna. And how do we realize these things? Come possiamo realizzare queste cose? We have to go to the place. Dobbiamo andare a quel posto. Use Karma Yoga, you go to Svargaloka. Se studiamo il Karma Yoga, andiamo solamente nei pianeti celesti. Practice Jnana Yoga, you go to Brahma Jyoti. Se studiamo il Jnana Yoga, andiamo nel Brahma Jyoti, che è l'effulgenza del Signore. You practice Bhakti Yoga, you go to Vaikuntha. Se studiamo il Bhakti Yoga e pratichiamo il Bhakti Yoga, possiamo entrare nei pianeti spirituali chiamati Vaikuntha. You practice Bhakti Yoga to Krishna, you go to Goloka. Se pratichiamo il Bhakti Yoga adorando il Signore Supremo Krishna, possiamo andare a Goloka. And in these different places with different realizations of God, we get different types of experience. Così, facendo questi diversi tipi di pratiche, abbiamo diversi tipi di realizzazioni, di esperienze. Everybody wants happiness. Ognuno di noi cerca la felicità. Through Karma Yoga, you can get very fine, almost eternal material happiness. Praticando il Karma Yoga possiamo quasi raggiungere la perfezione che sembra immortale. You can enjoy for hundreds of thousands of years. Possiamo gioire per milioni e milioni di anni nei pianeti celesti. If you practice Jnana or Yoga, you get the bliss of Brahman. Se pratichiamo il Jnana Yoga, allora possiamo entrare nel Brahman. Which means peace. Che vuol dire pace. No more birth and death. Non c'è più vita, non c'è più morte. No more old age. Non c'è più vecchiaia. No disease. Non ci sono più malattie. No karma. Non karma. So, if you practice Bhakti Yoga, you get prema. Ma se praticiamo il Bhakti Yoga possiamo avere l'amore per Dio. So this means unconditional love. Questo vuol dire amore incondizionato. And it is eternal. È eterno. And this is what gives actual bliss. E questo è quello che ci dà la felicità suprema. Eternal relationships of love give the highest satisfaction. Questa relazione d'amore verso il Signore ci dà la soddisfazione. If we realize Krishna, yes, we get prema, but it's special prema. It's called Madhurya Prema. Certo, se adoriamo il Signore con amore possiamo ricevere amore, ma questo amore diretto verso il Signore Supremo Krishna in questa forma è chiamato Prema. Very sweet Prema. È molto molto dolce. So, as I mentioned, we can get up to Vaikuntha and realize Supreme Lord, or we can get to Goloka and realize Krishna. Così se ho spiegato come possiamo adorare il Signore Supremo, andare a Goloka Vrindavan, o possiamo avere delle realizzazioni, possiamo entrare a Vaikuntha. So, as I mentioned, the scripture of Bhagavatam is quite liberal. Così, come dicevo prima, lo Srimad Bhagavatam è molto liberale. It doesn't condemn Brahman or Paramatma, but they're incomplete forms of realization. Non è che condanna il Brahman o il Paramatma, ma sono forme incomplete del Signore. When we get to Bhagavan, we have a Lord with form, qualities, activities. Quando raggiungiamo questa realizzazione spirituale di Bhagavan, possiamo capire che il Signore ha delle attività e anche una forma bellissima. However, there's not one form of the Lord. There are many forms.
Però dobbiamo capire che non c'è solo una forma del Signore. Most religions struggle. Does God have a form or not? No, doesn't have a form. Così molte religioni hanno problemi a concepire che il Signore ha una forma o quale forma. Bhagavan says, no, God has a form, but he doesn't have one form, he has many forms. Lo Srimad Bhagavan dice, sì, è vero, il Signore ha una forma, ma non ha solo una forma, ha milioni di forme. So he can have a human form like Ramchandra. Può avere una forma come gli esseri umani come Ramachandra. He can be an animal form like Varaha, a boar. Può essere una forma animale come Varaha, che è praticamente un cinghiale. He can be a turtle form. Può avere una forma di tartaruga. Or a fish form. Una forma di pesce. A snake form. Una forma di serpente. Or a horse form. Una forma di cavallo. A bird form. Una forma di uccello. He can even be a woman. E può anche avere una forma di donna. Mohini avatar is a woman avatar of Vishnu. Mohini avatar è la forma del Signore, la forma di donna. And they can be different colors. E possono avere diversi colori. They can be white. Possono essere bianchi. Black. Può essere nero. Be blue. Può essere blu. Red. Può essere rosso. Be yellow. Giallo. It can be green. Verde. So God can take various types of forms. Il Signore può avere diverse forme, diversi colori. Nevertheless, we can also classify the forms. It's all one Supreme Lord, not many lords. È sempre solo una persona. Però possiamo classificare queste forme in diversi settori. But these specific forms all display various amounts of qualities. Però tutte queste forme dimostrano diversi tipi di qualità. We take them all, we start classifying, and then we can find the top forms. Così possiamo classificarli per vedere che ci sono tre forme principali. These are called the Purna forms, or most complete forms. Queste sono chiamate Purna, le forme più complete. So scripture says we have three forms. Così noi possiamo, nelle scritture, capire che ci sono tre livelli. We got Nrsimhadev, Rama, and Krishna. Abbiamo Nrsimhadeva, Rama e Krishna. But of those three, topmost is Krishna. Ma al di sopra di tutte queste è la forma del Signore Krishna. That's the conclusion of Srimad Bhagavatam. Questa è la conclusione dello Srimad Bhagavatam. So we may ask, well, what's so special about Krishna? Possiamo chiederci, ma che cos'è così speciale di questo Krishna? And I mentioned previously it is Madhurya Prema, which means very sweet. E ho spiegato prima che il Signor Krishna ha un Madhurya Prema, un amore molto intenso e molto dolce. So Krishna's form is very sweet. Così la forma del Signore Krishna è molto dolce. Of course he's a human form our size. Naturalmente questa è una forma che assomiglia all'essere umano. But usually the forms of God, they are a little bit formal. Ma normalmente le forme del Signore sono più formali. For instance, Vishnu is in Vaikuntha, but he's like a king. Per esempio, il Signor Vishnu in Vaikuntha, però lui è considerato il supremo re. Krishna does not act like a king. Il Signore Krishna non agisce come re. He acts like a little boy. Però lui agisce come un pastorello. A cowherd boy. Cowboy. So he takes care of the cows. Si prende cura delle mucche e dei vitelli. And he runs around the forest with his friends. E va in giro con gli amici nella foresta. So this form of God is allows us to have a very intimate relationship. Questa forma del Signore ci fa prendere una dimensione molto intima con lui. And he's surrounded by all sorts of sweet devotees. E praticamente è circondato da devoti molto molto dolci. These devotees do not see Krishna as God. Questi devoti non vedono Krishna come il Signore. And thus their love is without any obstruction. E per cui il loro amore verso Krishna è senza nessuna intrusione. For instance, Mother Yasoda. Senza ostacoli. Mother Yasoda is Krishna's mother. Per esempio, la madre di Krishna chiamata Yasoda. She sees Krishna as her baby.
lei vede Krishna come suo figlio, come il bambino, come il suo bambino. And she takes care of like a baby. Si prende cura di lui come un bambino. And she doesn't see him as God at all. E non pensa che questo bambino è Dio. So that way her love is very intense. Per questo l'amore della madre è molto molto intenso. So similarly, all the cowherd boys, they treat Krishna as a friend. Per esempio, tutti gli amici di Krishna che sono anche dei pastorelli. Mm. And of course, the gopis treat Krishna as their lover. E naturalmente le gopi che vedono le pastorelle che vedono Krishna come il loro amato. So in combination with all these sweet devotees, the Lord has very sweet pastimes or lila. Per cui veniamo che come in queste attività tutti i devoti del Signore hanno questa relazione molto intensa. And these pastimes are described in the 10th canto of Srimad Bhagavatam. E questi passatempi sono descritti nel decimo canto dello Srimad Bhagavatam. So we have stories like Damodar pastime. Per esempio abbiamo la storia di Damodara. In which Krishna gets tied up by Mother Yasoda. Dove Krishna viene legato dalla madre con una corda. So they're very sweet pastimes. Così sono dei passatempi molto molto dolci. So the fourth sweet quality is the flute. La quarta cosa molto dolce del Signor Krishna è il suo flauto. Mm-hmm. Most forms of the Lord are a little bit formal. Altre forme del Signore sono molto più formali. Mm. They may hold a weapon in their hand. Forse hanno dei versi armi nelle sue mani. So for instance Vishnu has his chakra. Per esempio Vishnu ha il suo Sudarshan chakra che è un disco. Sometimes he's holding a sword. A volte c'ha una spada. Ramchandra has his bow and arrow. Ramachandra c'ha l'arco e le frecce. Krishna just plays the flute. Krishna suona solo il flauto. So with that sweet music, he conquers everybody. Con quella musica dolce conquista tutti i cuori di tutti quanti. Yeah. So these are the special qualities of sweetness of Krishna. Queste sono le qualità speciali. And these we can understand from Srimad Bhagavatam. Questo possiamo concepire leggendo Srimad Bhagavatam. Mm. In the Bhagavatam, Krishna takes three forms. Nello Srimad Bhagavatam c'è descritto che Krishna prende tre forme. There is Krishna in Dwarka, where he is a king. C'è Krishna in Dwarka, che lui è re. There's Krishna in Mathura, where he's not a king, almost a king. C'è Krishna Madura che non è un re, ma è quasi un re. And there's Krishna in Vrindavan where he's not a king at all. Nobody sees him as a king. E però c'è Krishna Vrindavan che invece non è un re, insomma. Mm. So of these three forms of Krishna, the Vrindavan Krishna is considered to be supreme because queste tre forme, la forma di Krishna Vrindavan è considerata la più suprema. Mm. So in Vrindavan, of course. Everything is sweet. Naturalmente vediamo come tutti i passi tempi a Vrindavan sono molto molto dolci. The nature of God is that he establishes relationships with the various devotees. La natura di Dio è che lui stabilisce questa relazione d'amore con tutti i suoi devoti. It's all relationships of love. Tutta una relazione d'amore. But there's different types of loving relationships. Però ci sono diversi tipi di relazioni d'amore. So we have a very neutral relationship of peaceful affection called Shanta Rasa. Così abbiamo una relazione di pace, di adorazione chiamata Shanta Rasa. A little more intense is Dasya Rasa, being a servant of Krishna. Una più intensa, un po' più intensa è chiamata Dasya Rasa, dove noi siamo i servitori. More intimate is relationship as a friend, an equal of Krishna, called Sakya Rasa. Ancora più intensa è dove noi siamo gli amici di Krishna, chiamata Sakya Rasa. More intense is to take Krishna as your child, your mother or father, that's called Vatsalya Rasa. Ancora più intensa è quella dove tu prendi la forma del padre e della madre di Krishna, è chiamata Vatsalya Rasa. And most intense is the relationship between Krishna and the gopis, called Madhurya Rasa. Quella più intensa di tutti è quella dell'amore delle gopi con Krishna, chiamata Madhurya Rasa. Mm. So in other words, there's various intensities of Krishna, even in Vrindavan. Così vediamo che anche tramite questi diversi tipi di livelli d'amore in Vrindavan sono diverse gradazioni. Yeah. Even within the gopis, there's various intensities.
Anche nell'ambito delle gopi, che sono tantissime, ci sono diversi livelli There are di intensità. billions of gopis. Ci sono Billioni di gopi. So they have various intensities of love for Krishna and Madhurya Rasa. Così ci sono diversi livelli di intenso amore verso Krishna. At the top we have Chandravali and Radha. Al di sopra di tutti abbiamo Chandravali e Radharani. At the top is Radha, she's the highest of all. Al di sopra di tutte quante è Radharani. So that's why in many of our temples you'll see Radha and Krishna, the topmost Madhurya Rasa. Per questo quando visitiamo i nostri templi nel mondo vediamo che abbiamo la forma di Krishna e Radharani. Of course, it's the highest relationship, it's also the most intense bliss. Naturalmente questa è la più alta, però è la più intensa di amore profondo. It's at the top of the spiritual world. E questo è la parte superiore del mondo spirituale. So, of course, we can't go there by material means. E naturalmente non possiamo raggiungere questo posto tramite macchine volanti o anche razzi o We have spiritual means, bhakti yoga. Dobbiamo praticare il bhakti yoga per raggiungere questo posto. But even then, to get to Krishna and Vrindavan, to get to Radha and Krishna, we have to have very special bhakti yoga. Ma anche se pratichiamo lo yoga della bhakti, dobbiamo praticare un tipo di bhakti yoga che ci porterà a questo fine. The highest things, highest attainments are of course the most difficult to get. Naturalmente le cose più alte sono difficili da raggiungere. Rare diamonds are very expensive. I diamanti più rari sono, costano un sacco di soldi. So normal people cannot afford to buy them. Persone normali, normali non possiamo acquistare questi diamanti. So love of Radha Krishna is like the ultimate jewel in the spiritual world. Così l'amore per Radha e Krishna è considerato come un diamante molto raro. So it's the most attractive. Così è una delle cose più attraenti. Like a pure big diamond. Come un puro grande diamante. But it's also the most expensive. È anche il più caro di tutti. So difficult to get. Così è difficile raggiungerlo. You have to have very special qualification. Dobbiamo avere delle qualificazioni speciali. However, Krishna is very merciful. Però Krishna è così misericordioso. And sometimes he says, okay, I will give this realization to everybody. A volte pensa, sì, però io voglio regalare questo diamante. So therefore, Krishna becomes Chaitanya Mahaprabhu. Per questo Krishna diventa Chaitanya Mahaprabhu. Who is considered to be a combination of Radha and Krishna. Che è considerato il misto di tutte e due queste personalità, Radha e Krishna insieme. So, more merciful than Krishna, because he's got the mercy of Radha and the mercy of Krishna. È più misericordioso di Krishna perché ha in questa forma la misericordia di tutte e due, di Radha e di Krishna. So Chaitanya Mahaprabhu is considered to be the most merciful of all. Così il signor Chaitanya è considerato l'avatara che è più misericordioso di Krishna. And the reason is because he bestows this love of Radha and Krishna to even the most unqualified people. Per questo lui dà questa misericordia a tutti quanti che siano qualificati o meno. The rarest jewel, but he gives it out free of charge. Questi diamanti così preziosi, ma lui li regala tutti gratuitamente. So how does he do that? Però come fa questo? He does that through Nam Sankirtan. Lo fa attraverso il Nama Sankirtan, che vuol dire canti dei santi nomi. So we have this mantra Hare Krishna. Così abbiamo questo mantra chiamato Hare Krishna. And by chanting the names, this is the most direct process by which we can access Krishna. E cantando questi nomi possiamo avere l'accesso a Krishna. But not only we have the name of Krishna, we also have the name of Radha. Però non solo abbiamo il nome di Krishna, abbiamo anche il nome di Radha. When we say Hare, we're saying Radhe. Quando diciamo Hare, vuol dire che cantiamo il nome di Radhe. We're calling out to the consort of Krishna.
cantiamo il nome della consorte. So, therefore, chanting the names of Radha and Krishna. Per cui cantiamo il nome di Radha e Krishna. And by doing this, we can realize Radha and Krishna. Facendo ciò possiamo realizzare la forma del Signore in Radha e Krishna. So, as I said, this is the highest goal of the spiritual world. Questa è la cosa più alta del mondo spirituale. We cannot get there by material means, no spaceship, no rocket ship, nothing. Non possiamo raggiungere i pianeti spirituali con nessun razzo, con nessun aereo. So, how do we get there? Allora, come possiamo raggiungere i pianeti spirituali? We need the proper knowledge. Abbiamo bisogno della conoscenza. And where is that knowledge? Da dove viene questa conoscenza? In Srimad Bhagavatam. Dallo Srimad Bhagavatam. So this is the sabda we use to get beyond the material world to the highest place in the spiritual world. Questo è il suono che ci trasporterà dal mondo materiale al mondo spirituale. So if you like to travel, and you like to travel the greatest distance in the shortest possible time, you use Srimad Bhagavatam. Così se vuoi viaggiare a questo pianeta, ai pianeti spirituali, il veicolo per andare è lo Srimad Bhagavatam. So this will satisfy our desire to travel somewhere. Questo soddisferà il nostro piacere o desiderio di viaggiare in altri pianeti. So we should try to accept that spiritual knowledge. Così dobbiamo cercare di accettare questa conoscenza dello Srimad Bhagavatam. And scripture will give that to us. E queste scritture ci danno questa conoscenza. Ok. Hare Krishna. Se abbiamo qualcosa da chiedere, dei commenti o questioni, vi prego di... Vai. Quando Vyasadeva ha messo per iscritto le scritture, no? Però venivano già tramandate oralmente. Oh, when Vyasadeva wrote the scripture, all the scriptures they were already given to other people through sound vibration. That's what he does. Yeah. So, of course, the Vedas are actually eternal. Naturalmente i Veda sono eterni. The same words are exactly there in the previous universe, the previous universe, and the previous universe. Questo suono trascendentale praticamente è eterno e in qualsiasi creazione del Signore, nel primo universo, in altri universi, è sempre presente. So they are first revealed to Brahma. Sono prima rivelati a Brahma. We see Brahma with his four heads. Brahma che ha quattro teste. And out of each head, one of the Vedas is coming out. One of the mouths. Queste quattro teste, ogni di queste teste emana uno dei Veda, per cui quattro Veda. Yeah. So, just before Kali Yuga, Vedavyasa decided to preserve the Vedas. Prima del Kali Yuga, Vedavyasa decide di conservare i Veda. He didn't write them. Non li scrivete. They were passed down by different sages. Erano passati tramite il suono da diversi saggi. But he understood that in Kali Yuga, our age, the people have short memories, they'll not preserve the Vedas. Però praticamente Vyasadeva concepì che in questa età di Kali Yuga, dove le persone hanno una vita molto corta e un'intelligenza molto fallibile, per cui decise di scriverlo. So he gave to his different disciples the different Vedas to hand down in Kali Yuga. Così lui diede questa conoscenza a quattro diversi discepoli per tramandarli in Kali Yuga. Ma sono chiamati Apurusheya? Apurusheya means yet no author. Apurusheya vuol dire che non c'è autore, per cui sono eterni. Quindi quello che lui ha scritto di suo pugno è il Mahabharata e lo Srimad Bhagavatam. Yes. Therefore what you wrote is the Srimad Bhagavatam and the Mahabharata. Oh, that's not the Vedas. These are called Mahabharata is called Itihasa, it's a different type of scripture. And then we have Puranas. Questi non sono Veda, ma sono chiamati Itihasa e Purana. So these are rotes that things that he wrote himself. Questo è quello che lui ha scritto lui stesso. And in each day of Brahma, they may change slightly. Not the Vedas never change, but these works may change somewhat. I Veda non cambiano mai,
mentre in diversi tipi di yoga forse ci sono piccoli cambiamenti in queste scritture che But Vyasa deva scritto. knowledge is the same. Ma la conoscenza è uguale. Questo non c'è nessun'altra questione. Oh, arrivo, si dice tutto. Arrivo. Parlo spesso di amore per Krishna. Devo sapere se questo amore per Krishna si sviluppa anzitutto prima per Krishna ascoltando lui, oppure si sviluppa gradualmente attraverso i devoti, il maestro spirituale, i Shastra. He's asking how we develop this love for Krishna. We talk about how to reach pure love for Krishna. So how do we develop this love for Krishna? By listening to his body, spiritual master, or there is any other way? Oh, okay. So, of course, one is not just one method, it's a combination of things, of elements. Naturalmente non c'è solo un metodo, una combinazione di diverse cose. One is we do need knowledge. We can't speculate on our own. Uno è che abbiamo bisogno di conoscenze, non possiamo speculare. So that we rely on sabda, scripture. Per cui noi seguiamo le scritture. And we have sambandha, abhidhya, prayojana, the three subjects of scripture. E per cui abbiamo sambandha, abhidhya, prayojana, questi sono i sistemi per sviluppare la conoscenza e l'amore verso il Signore. But besides that knowledge, we also have some practice. A parte della conoscenza, dobbiamo anche praticare a livello pratico. And we have many practices, but main practice is Nam Sankirtan. Abbiamo molte pratiche nel nostro sadhana, ma quella principale è il canto dei santi nomi. By chanting the name of Krishna, we can ultimately realize Krishna. Cantando i nomi del Signore, possiamo in ultima analisi realizzare la sua forma e il suo amore. So it's a combination of knowledge or scripture with Nam Sankirtan. Quindi è una combinazione di conoscenza e allo stesso tempo il Sankirtan vuol dire il canto dei santi nomi del Signore. Non siate timidi, chiedete qualsiasi cosa volete. Un'altra domanda. Lo Srimad Bhagavatam è compreso nei 18 Purana o ci sono 18 Purana più lo Srimad Bhagavatam? This Srimad Bhagavatam is part of the 18 Purana or is something else separate? Yeah. It's considered one of the 18 Puranas. È considerato uno dei 18 Purana. Mm. Qualcosa dalle signore? Niente? Nessun dubbio? Sì, yeah, ma così. In Shoda Maya 15, Krishna of Ancient Universe, how come he didn't realize that he was. When Mother Jasoda saw in the mouth of Krishna, how she didn't realize that he is God. One minute, I'll translate. Quando Madre Jasoda guarda nella bocca del Signore, perché gli altri dissero che Krishna aveva mangiato della terra. E per vedere se era vero, Krishna, la madre, dice: apri la bocca, fammi vedere. E quando lei guarda nella sua bocca, vede tutto l'universo, vede Vrindavan, vede lei stessa che guarda nella bocca di Krishna. Dice: ma a quel momento lei non ha realizzato che questo bambino era Dio? So, yes, she did realize Krishna is not my son. Yeah, ha visto questo, ha pensato, forse questo non è mio figlio. He's got the universe inside him. C'è tutto l'universo nella bocca. And the universe is outside him also. E anche l'universo è al di fuori di lui. And then she became very serious. E allora diventò molto seria. And philosophical. E filosofica. But then suddenly, her love for Krishna made her forget everything. Ma a un certo punto l'amore che lei aveva nel suo cuore verso Krishna gli fece dimenticare di tutto. All these thoughts are nonsense. Krishna is my son. Dice: non mi importa niente di tutte queste altre cose. Krishna è mio figlio. I have to protect him. Devo proteggerlo.
I'm having all these strange hallucinations. Queste allucinazioni, non so perché. Maybe it's some demons. Forse il mio bambino è attaccato da qualche demone. Yeah, so she called brahmanas to chant some mantras to protect Krishna. Così chiamò dei brahmana per cantare dei mantra per liberare Krishna dai demoni. Yeah. So her prema for Krishna, her love for Krishna, was greater than her realization of Krishna as God. Così possiamo capire che l'amore che lei aveva nel suo cuore verso il Signore Krishna, che è un bambino, era più grande di tutte queste concezioni a livello spirituale o a livello di realizzazione. She's asking, what about a friend that you never realized that Krishna's God? The friends? Yeah. Oh. Normally not. Normalmente gli amici non realizzano che Krishna. Of course, they see Krishna kill demons. Naturalmente vedono che Krishna uccide dei demoni. They see Krishna lift Govardhan Hill. Vedono che Krishna solleva la montagna di Govardhana, tutti lo vedono. But when they see that, then they think, well, she's not Krishna doing that. Quando vedono pensano, ah, però non è Krishna che fa questo. It's actually Vishnu doing it, and he's protecting Krishna. Noi crediamo che sia Vishnu che viene a proteggere il nostro amico Krishna. Posso? Cioè. Abbiamo parlato di vari tipi di yoga, ma è possibile durante la vita seguirne vari, non soltanto uno. Per esempio il karma yoga in questo periodo della mia vita è molto importante, è lo yoga dell'azione, no? Quindi io faccio. Sono portata a fare, però insomma magari in altri periodi seguo altre, è possibile. She's asking, is possible to follow different type of yoga in our life? And now in my life I'm following karma yoga, I feel it's very good for me, but maybe in different time I will try to practice different yoga. Yeah. Is it okay? So different yogas are mentioned in the Vedic literature because we have different types of people. Naturalmente questi diversi tipi di yoga sono menzionati nei Veda perché ci sono diversi tipi di persone. So we have karma yoga at one level, a little higher than that is jnana yoga and astanga yoga, higher than that is bhakti yoga. Così abbiamo il sistema di karma yoga, jnana yoga, e poi abbiamo il bhakti yoga, sono diversi livelli, diversi tipi di yoga. So we can gradually progress from one to the other. Come così possiamo gradualmente progredire da un livello ad un altro. However, Arjuna asks this question to Krishna in Bhagavad Gita. In ogni caso, anche Arjuna chiede questa questione nella Bhagavad Gita a Krishna. So he says, should I do gradual process or just do bhakti? Chiese a Krishna, devo fare questo processo da un livello a un altro o posso fare direttamente il sistema della bhakti? And then Krishna says, well, if you do bhakti, it's easier, quicker. E Krishna dice, puoi fare quello che vuoi, però se fai il bhakti è più facile. Si possono fare contemporaneamente. Can we do it contemporarily? All together? All them together. Yeah, it can be done. Sì, sì, può essere fatto. And in fact, even Chaitanya Mahaprabhu's followers, they generally combine karma yoga with bhakti. And in generale, anche i devoti associati del signor Chaitanya combinavano appunto gli altri tipi di yoga, karma yoga, insieme al bhakti. Yeah. And the reason they did the karma yoga is because they had to take care of their family. Il fatto che facevano il karma yoga è perché avevano famiglia, erano sposati, avevano bambini e dovevano mantenere il corpo. And karma yoga gives rules for supporting yourself and your family. So. Il karma yoga dà delle regole per supportare la famiglia e il nostro corpo. Without, they give rules so that you can support your family without falling into Maya. Così queste regole ci aiutano a progredire senza cadere in illusioni, che sono buone. Posso? In sempre in merito a quella domanda della signora, se uno tutti questi yoga li dedica a Krishna, tutti sono bhakti yoga in un certo senso. If we dedicate all these different type of yoga to Lord Krishna, are these considered bhakti yoga? Like if the karma, jnana, yeah. Like if we say the Krishna, yeah.
So, yes, they're better than not dedicating it to Krishna. Certo, questo è meglio che non dedicarli a Krishna. Still, they are indirect. Naturalmente, però questi sono un po' indiretti. Yeah. So even if we dedicate our karma yoga to Krishna, we can only go so far in the material world. Anche se dedichiamo il karma yoga a Krishna, possiamo elevarci fino a un livello materiale. So we can dedicate our jnana to Krishna, but we're still interested in Brahman. We'll merge in Brahman ultimately, anyway. Come per esempio, possiamo dedicare il nostro jnana yoga a Krishna, però possiamo solo arrivare al livello del Brahman. However, we can use elements of karma yoga, jnana yoga, or astanga yoga, as long as they do not contaminate our goal of bhakti, that is prema. In altre parole, possiamo utilizzare tutti questi elementi del karma yoga, jnana yoga e altri yoga fin quando non contaminano la nostra pratica dell'amore verso il Signore. Yes. E prima abbiamo parlato delle diverse modalità d'amore. Sì. Abbiamo detto Santi Arasa, Dasha Arasa, Santi Arasa, Maduri Arasa. Maduri Arasa, non ho mai sentito parlare, se può... Di Maduri Arasa? Mai parlato? Mai sentito? No, ma io no, in questa vita non ancora. Se leggi il libro di Krishna? È letto, già, il mio preferito. A che capitolo fa riferimento? She said, I never heard about Maduri Arasa in my life. In this life, I never heard. I say, in Krishna book is mentioned about Maduri Arasa. Oh, said, wow. The gopis in the Rasa Lila. Ah, okay. That's all Madhurya Rasa. Ah, okay. Okay. Yeah. Okay. If you look in Chaitanya Charitamrita, it's full of Madhurya Rasa. Se leggi in Chaitanya Charitamrita, è pieno di Madhurya Rasa. Vai. Come possiamo vincere il nostro timore o l'inibizione di parlare ad altri di Krishna? How can we win our fear of speaking of Krishna to other people, to expose Krishna to other people. Oh. Sometimes we are fearful. How can I explain Krishna to other people? Well, in Bhagavad Gita, the end, Krishna says, don't teach this knowledge to people who are envious, to people who are non-believers. Krishna dice non insegnare questa conoscenza a coloro che non hanno fede e non credono in Dio, perché è difficile che loro comprenderanno. We also have an offense to the holy name, don't preach to the faithless. Anche abbiamo un'offesa, una delle 10 offese nel Santo Nome, è predicare alle persone che non hanno fede. So of course we're enthusiastic to tell people, but we also have to see whether they can accept it or not. Naturalmente siamo entusiasti, vorremmo dare questa gioia, questo diamante così bello, costoso a tutti quanti, però dobbiamo capire chi è che può ricevere questo dono. And if we find that they're not going to accept it, then better we don't speak about that. Se vediamo che sono persone che non hanno interesse a ricevere questo dono, è meglio non darglielo, perché non lo accetteranno. However, we can also give them some benefit. Però possiamo dare sempre a loro qualche beneficio. If you're friendly to them, that's good because they get some devotee association. Se tu parli con loro, naturalmente hanno un beneficio di associarsi con dei devoti. You can give them some prasadam. Puoi dare un po' di prasadam. Al canto dei santi nomi. Sì, vai. La confermazione della domanda precedente. Sì, sì. Ok. Per non fare sviluppare amore, no? Abbiamo detto che si manifesta anche attraverso i famosi sintomi, no? Quindi sviluppare il nettare della direzione. E vorrei sapere se ci devono essere questi sintomi quando si può parlare d'amore, tipo appunto rizzare i piedi, per morire, eccetera, oppure c'è un devoto che basta fare il servizio, che si fa servizio, vuol dire che già c'è l'amore. He's asking while we spoke about love, and sometimes it's mentioned in scripture that by when a person develops love, there are different symptoms which appear in the life and body. Is that important, or we just perform service and we don't care about the symptoms of, you know, trembling and all this stuff?
What type of symptoms? You know, static symptoms? Static symptoms. Oh, okay. So those symptoms are when you get bhava and prema. Questi sintomi vengono solo quando stai in bhava e in prema. We cannot imitate those. Non possiamo imitarli. So if we're in sadhana bhakti, we cannot imitate that. It's not good. Se facciamo il sadhana, le nostre pratiche devozionali giornaliere, non possiamo imitare questi sintomi. Those are simply results of bhava and prema, realization of Krishna. Questi sono solamente dei risultati della persona che raggiunge il bhava e il prema. Quindi prima la passare deve sentire niente, di quindi certo. Before you have to first cross on that and read, you know, the different things. Yeah, it's a gradual process. È un processo graduale dove stadio dopo stadio arrivi al punto dove non hai più nessun desiderio altro di servire e amare il Cristo. Però devi purificare non credo che te lo dirà. I want to know if you develop an offer. No, lui dice no. Non credo che devo nessun devoto ti dirà. Io sono raggiunto l'amore per il Signore. Non credo che troverai nessun demonio. Sì, in effetti anche ci teniamo, però lui si guarda, ma qui adesso un po' d'amore non potrei vivere. Fatemi, vai. E poi volevo chiedere, per favore, abbiamo parlato anche delle tre forme più complete, sì. A Vrindavana, a Dwarka e a Mathura. Ma Mathura parla Mathura, sempre... Mathura. Mathura. E si parla sempre, quindi in questo caso, sempre del libro di Krishna, no? Sì, Mathura è il posto dove Kamsa viveva, dove Krishna ha ucciso Kamsa, che sta vicino a Vrindavana, no? Sta a 30 km da Vrindavana, Mathura, è un posto. Ah, ok, mi sfuggiva, grazie. Sì, vai tranquillo. Okay, okay. Quando tu vai a Vrindavana arrivi prima a Mathura, forse se vai col treno. C'è scritto prima Mathura e poi Vrindavana. C'è scritto prima Mathura e poi Vrindavana. Vieni in India, fatti un giro. Grazie. Thank you. I santi di altre religioni che sperimentano l'amore per Dio, vanno nei mondi spirituali o soltanto nei pianeti... The other saintly people who are also from different religions, like we can say San Francesco or San Antonio, every day there is a saint in Italy. So, do they go to the spiritual world or do they go somewhere else? It would depend on their realization. Tutto dipende dalla loro realizzazione personale. Of course, the church makes saints, but we don't know if they're all on the highest level. Naturalmente la chiesa fa dei santi, però non sappiamo a che livello di realizzazione loro erano. So if they are on the highest level, then yeah, no sì, problem. Se sono nella realizzazione più alta d'amore verso il Signore, entreranno nei piedi spirituali, che sono le limitati. Se sperimentano amore per Dio nella forma personale, ma non conoscono Krishna come persona, però... penso, you know, okay, what if they have love for God but they don't know the form of God? But in that case they can progress further next life. In questa maniera loro forse possono progredire automaticamente in vite future. It's natural that if we have love for someone, eventually we should realize some sort of form. È vero che se noi amiamo una persona dobbiamo scoprire qual è la forma di questa persona. È naturale. È inevitabile. Sì. Nessun'altra questione? Che non potete dormire stanotte? Che quando vado a dormire dico, porca miseria, lo devo chiedere questo? Non posso dormire tutta la notte. No, scherzo. Però se avete qualcosa da dire, non c'è problema. Non so quale sarà il programma nel futuro, puoi annunciarlo. Beh, adesso c'è il Kirtan. Adesso c'è il Kirtan. No, dico domani, dopodomani. No, c'è un altro programma. Dopodomani darà una lezione sua Santità Vanaswami Maharaj alla Domus la sera. E poi la consuetudinale festa della domenica pomeriggio, sempre con una lezione di Maharaj. E tutti sanno dov'è la Domus? Dove sta la Domus? La Domus sta via Bravo 56 a Belletti.
Everybody knows, tutti conoscono. Raggiungibile facilmente anche da Termini con il treno. Okay. Ci sono due stazioni là vicino, ci contattate e vi veniamo a prendere. Però in tempo lecito, non come ha fatto qualcuno l'altra volta. E non sto guardando te. Allora, ringraziamo tutti e continuiamo il programma con Kirtan. Ok, ringraziamo Sua Santità, mi sono in Svalo Maharaj, Kija, io sono in Da Kija, e compre Manante, volevo dire che abbiamo fatto un app a Maya. Scusate, anche sabato mattina la lezione Maharaj, hanno ripreso per telefono. Carmen incarnazione. Abbiamo fatto un'app a Mayapur di una radio chiamata Radio Mayapur per tutti i devoti che vogliono ascoltare Bhajan dai devoti. È chiamato Radio Mayapur, è gratuita, basta andare su Google e entrare Radio Mayapur e potete ascoltare 24 ore Bhajan. Ok? Naturalmente è sull'internet. Non è FM. E poi vogliamo dare a tutti quanti un po' di misericordia tramite il Matteo. Abbiamo fatto la bisceca al signor Nishinkadeva e praticamente abbiamo l'olio che adesso Matteo metterà su tutti quanti. Tutti quanti fuori
Ma se ignoravo, sì, è pronto? Sì, ti metti per ciò che ha il telefono che fa me. Sì, guardate. No, prima di venire. C'era un terzario che non aveva la vabbè, sono io, mi chiamo. Sono io, Matteo. No, la sua nasciuga di Matteo, spesso più bravo. No, va bene, Deva. Ha detto che la mia collina deve farmi i servizi. Tu lo fai a... Krishna. Oh,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
lo fai. Se una vita pao, cada Krishna una gao. Prende la voce, dammi anitai. Prende la voce, dammi anitai. Rimane così per dell'effimera felicità mondana. La lingua è senza dubbio il punto svigorato e infine dai sensi. Quindi è il più difficile da sopportare. Scusate, ragazzi, non è ma tu, Shri Krishna, sei infinitamente buono con noi perché ci doni il tuo prasada, cibo da te personalmente santificato, per aiutarci a conquistare la lingua. Perciò, cari amici, onoriamo e gustiamo questo nettario prasadam fino alla nostra piena soddisfazione, glorificando le loro signorie, Shishi, Radha e Krishna, e con amore invochiamo la protezione di Shishi Nidai Sachinanda. Shishi Nidai Sachinanda da chi? Jai! A domani mattina, Hare Krishna! Hare Krishna a tutti! Hare Krishna a domani, grazie mille per la lezione di Hare Kirtan Prabhu. Hare Krishna!